qualcosa che non va, i ragazzi stessi si arrabbiano, se la prendono, sì, perché, è una cosa perché ci tengono propria. Pronti, benvenuti in una nuova puntata di Umano, un podcast che parla di persone che hanno inventato il lavoro dei propri sogni, oppure accanto ad un lavoro apparentemente normale hanno inventato qualcosa di straordinario. Tra l'altro stasera cambiamo un po' il format, l'intro di queste nostre puntate. Vi ricordo che queste puntate le potete guardare sia su YouTube, tra l'altro se avete voglia vi va, potete iscrivervi anche al canale, così come potete iscrivervi, o meglio seguirci, mi hanno detto che si dice così, su Spotify. Trovate la puntata in formato ovviamente solo audio, solo podcast, su Spotify. Parlavamo di persone straordinarie, sapete che questo podcast parla di questo, e straordinaria è la persona che ho di fronte a me stasera, ed è Roberto Lo Monaco. Ciao Marco, mi metto un po' soggezione la parola straordinario, aiuto, mi sento... No, è proprio vero in realtà, ma io quando uso la parola straordinario è... Al di là del fatto che davvero, secondo me, è una cosa, fai delle cose straordinarie come nell'accezione del termine, ma proprio fuori dall'ordinario, perché mi sono accorto, ne parlavamo prima fuori onda, che c'è un sacco di gente che fa cose proprio fuori dall'ordinario, non lo diresti mai. E appunto ti ho chiamato questa sera perché ci siamo conosciuti per un'iniziativa che in realtà è proprio... Sì? Fuori dall'ordinario, e non avevo mai sentito, l'ho trovato sui social, che è a Radio Brusa, che spiegaci cos'è. Vabbè, allora innanzitutto grazie per l'invito sì, ci siamo conosciuti per mezzo di una radio, diciamo così, di una web radio che è Radio Brusa, essenzialmente una web radio che è nata... L'idea è nata 12 anni fa, okay, diciamo così, longeva, sì. Poi invece ha avuto la sua realizzazione un pochino più in là nel tempo, in onda dal 2019, quindi come web radio appunto da 4 anni, sì, quasi 5, sì, esatto, quasi diciamo 5 così. Anni. Ma tra l'altro, mi dicevi appunto, tu all'interno di Radio Brusa sei colui che diciamo tiene proprio le fila di Radio Brusa, ma cosa fai nella vita invece? Allora, nella vita in realtà lavoro in un'azienda di informatica, quindi diciamo che la parte tecnologica mi appartiene rispetto a quella della radio, la parte di comunicazione invece forse un pochino in questi anni me la sono conservata appunto per quanto riguarda la parte di radio. E oltre a questo attualmente sono anche assessore al comune di Brusa Porto, e quindi anche questa parte qui me la sto portando dietro, ormai siamo in quasi scadenza, e quindi però sicuramente una parte molto importante, perché avere a che fare tutti i giorni praticamente con persone, con associazioni, con aziende eccetera, e con altri enti pubblici ovviamente, è sicuramente molto stimolante, veramente ti rende, non so, in questi anni sono cresciuto molto, mi rende veramente molto all'interno della comunità, e quindi anche questo lo vedo come fattore di crescita mio, ma che poi applico anche al mio lavoro e anche in Radio Brusa, anche con tutte le persone che ne fanno parte, quindi sicuramente sono state due cose di crescita. Ma tra l'altro è una cosa che cioè è un lavoro, i tuoi lavori diciamo così, tutte le tue, il lavoro e passione poi alla fine sono tutti a contatto con il pubblico, perché tutto sempre nella, cioè con la gente praticamente. Sì, non so se è un bene o un male, secondo me è un bene. No, anche secondo me è un bene, perché è noto proprio anche con l'andare avanti degli anni quanto sia importante il dialogo con gli altri. Molte volte, anche magari vedo al lavoro, abbiamo dei dubbi, magari delle persone che ci contattano anche con una semplice email o un messaggio in cui magari non riusciamo a capire quello che ci vuol dire, e perdiamo un sacco di tempo magari noi stessi a cercare di capire che cosa ci hanno comunicato, quando invece basta parlare, alzare il telefono oppure incontrarsi di persona, e quindi mille volte meglio l'incontro, fuori onda stavamo parlando, che in questi anni ovviamente è diventato un po' così l'abitudine fare videochiamate, ma l'incontro faccia a faccia la è la cosa assolutamente migliore, e un po' anche quello che sto portando avanti sicuramente con il comune, ma anche e soprattutto con la radio. Cioè c'è stato il momento della pandemia in cui abbiamo dovuto fare la radio da casa, e quindi ciascuno si collegava dalla sua cameretta. Mai più, sì, mai la più cosa, assolutamente. No, assolutamente, vedersi in radio, dialogare davanti a un microfono sì, ma soprattutto con davanti le persone
è la cosa più bella. Sì, quindi... sì, fa proprio la differenza. Sì, 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 assolutamente. Ma dove dicevi prima appunto che l'idea della radio è in realtà antica, diciamo, vecchia, così, ormai. Sì, 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 sì. E da dove nasce questa cosa? Allora, ti dirò che... non eri assessore? No, cioè, ciao, non c'entra no. nulla con tutto questo. No, perché no, no. Quanti anni hai, tra l'altro? 27, tu? Probabilmente. 12 anni fa. Sì, ero in prima superiore. Okay. Sì, sì, più o meno, se non mi ingannano i calcoli, sì. Allora, è nata un pochino da diverse mie passioni. Eravamo un gruppo di 4-5 persone, quindi io e altri 3-4 miei amici, in cui un po' è nato da questa mia passione, sicuramente per la musica, e quindi nasce da questo come focus, perché la musica sin da piccolo mi ha sempre appassionato. Pensa che, questo me lo racconta mio papà perché io non me lo ricordo, quando ero piccolo, per addormentarmi, il mio papà doveva mettere i vinili di Madonna. Proprio. Quindi, cioè, proprio... Sì, sì, era una cosa che ti accompagna sì, da sempre. Direi proprio di sì. Quindi, la mia passione è per la musica. L'altra cosa è la voglia sempre di organizzare qualcosa di nuovo. Infatti, l'ambiente in cui nasce Radio Blues è l'oratorio di Blues a Porto, in cui festa dell'oratorio, CRE o comunque diverse iniziative ci hanno portato a dire, ma perché non facciamo qualcosa all'interno di tutti questi eventi, iniziamo magari a mettere un po' di musica, iniziamo magari a fare qualche intervista, a parlare, perché comunque la festa dell'oratorio senza questo era abbastanza piatta, diciamo. È nato, diciamo, come una parte più di, diciamo, dall'inizio magari come DJ, quindi esatto. Solo musica, e poi sì, ho scoperto che si poteva fare di più. Esatto, quindi sicuramente l'unione di queste due cose. E invece la terza è anche quello di voler raccontare quello che succede nel proprio paese. Okay. E quindi comunque il mio legame con Blues a Porto è sempre stato fortissimo. Certo. Prima avevo un blog, ma molto amatoriale, cioè considera che lo scrivevo alle medie, spero sia chiuso, spero non ci sia da nessuna parte. Però ecco, legando tutte queste cose, il racconto, la musica con l'intrattenimento, alla fine quella che è nata è la parte di animazione durante la festa dell'oratorio, e poi da lì abbiamo detto, ma perché non farla durante tutto l'anno? Certo. E quindi da lì abbiamo trovato le modalità. Prima registravamo nelle salette del catechismo, certo, dell'oratorio. Sì, 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 no, chiaro, parte tutti da lì. Con due microfoni raccattati da qualche parte. E poi invece abbiamo detto, iniziamo magari a farlo un pochino più seriamente, iniziamo a invitare qualche amico in più dal piccolo gruppo. Siamo decisamente cresciuti prima con gli amici di Blues a Porto, quelli che erano gli animatori, eccetera. E poi invece alla fine adesso si è allargato, direi di sì. Beh, direi siamo in tanti adesso, siamo in tanti adesso, siamo, l'associazione è diventata grande. Esatto, perché poi nel frattempo la cosa è che, per renderci ancora più riconosciuti tra tantissime virgolette, ma comunque per avere l'ufficialità che esistiamo, certo, la cosa è stata poi passata ad essere associazione, quindi da piccolo gruppo di amici, gruppo informale, alla fine abbiamo detto no, ci ufficializziamo, così siamo qualcuno. È nata l'associazione Intab lo scorso anno, esatto, marzo dello scorso anno 2022, e quindi da lì poi si sono spalancate, aperte un certo sacco di porte, perché poi oltre alla radio l'associazione fa anche tantissimi altri progetti anche legati alla radio, e quindi sì, adesso veramente una bella realtà. Come numeri ti dico che ho difficoltà adesso a dirti in quanti siamo. Secondo me siamo tra i 60 e i 70. Sì, ne parlavo appunto io, bisogna dire come mai siamo arrivati lì. Sì. Io, diciamo, ho contattato Radio Brusa perché ho risposto a una loro call. Sì. E quindi mi hanno detto, vuoi diventare speaker radiofonico? E così è andata, nel senso che poi ci siamo conosciuti, abbiamo parlato un po', abbiamo creato, diciamo, un piccolo programma, e adesso appunto sono parte di questa famiglia, di questo gruppo. E però appunto ne parlavo con un altro Roberto. Esatto. E anche lui mi diceva, sì, saremo sì, 60-70, siamo proprio tanti. Ormai. Sì, poi siamo tanti, poi ciascuno in realtà ha il suo ruolo, perché ovviamente all'interno di una radio, così come dell'associazione, ovviamente c'è chi fa lo speaker, e quindi la parte che più si vede, anzi più si sente, esatto, diciamo. In questo caso si sente. In questo caso si sente, però poi c'è tutta una parte anche dietro che è molto importante. Tu e Roberto che fate il programma siete bravissimi, quindi non avete bisogno del tecnico. Altri programmi invece hanno proprio un tecnico, certo, che li segue, così come alcuni hanno anche magari un mini gruppo di redazione, perché magari è importante trovare degli ospiti, oppure è importante comunque scrivere, cercare le notizie, quindi comunque c'è anche... ci sono anche dei programmi che hanno, certo, gruppetti di redazione, come anche tutta la parte poi di gestione, quindi l'organizzazione degli eventi, la parte di comunicazione, quindi la gestione anche dei social, cioè
È veramente una cosa complessa e faccio una premessa anche per chi magari ci sta ascoltando in questo momento, anche vedendo in questo certo. caso invece, che è tutto ovviamente volontariato. E quindi tutto quello che ci sta dietro lo stiamo raccontando di 70 ragazzi che si mettono così a collaborare per fare qualcosa, ma assolutamente tutto a titolo di volontariato. Quindi il tempo che mettiamo in questa cosa è solo perché ci piace, è passione. Proprio speso per una passione che tra l'altro appunto, e tra l'altro negli anni appunto parlavi dell'evoluzione, mm-hmm. adesso è in un posto bellissimo, mm-hmm. nel senso che tra l'altro è una chiesetta di fatto, sì, una chiesetta sconsacrata. Proprio. Esatto, quella è una chiesetta sconsacrata che è di proprietà del comune. Allora, è stato un centro giovanile, anzi è ancora tutt'oggi il centro giovanile in realtà, che fino al 2010 è stato utilizzato per i ragazzi delle medie come dopo scuola, okay. Poi sono cambiati i tempi, sono anche diminuiti i soldi e tutta questa parte qui, quindi un progetto che ha chiuso nel 2010-2011 e poi la chiesetta è stata ferma. E da lì poi c'è stata l'intuizione del nostro sindaco, che è anche l'attuale sindaco e dell'ex assessore alle politiche giovanili, di trasformarlo in spazio proprio per studiare come piano sotto e di fare la radio al piano di sopra. E quindi poi di affidarlo appunto all'associazione Intab. E da lì, dal 2018, siamo stabilmente lì. E grazie anche a queste cose, quindi soprattutto a questi spazi, che poi le cose possono prendere una piega diversa. Possono perché, evolvere anche. Esatto, perché sicuramente se non avessimo avuto questo spazio per fare tutto, praticamente dalle dirette, video, audio, le riunioni, eccetera, non penso che saremmo arrivati al punto di costruire una vera web radio in onda 24 ore su 24. E quindi sicuramente siamo cresciuti anche grazie certo. a questo. E adesso sì, ovviamente lì noi stiamo benissimo e facciamo tutte le nostre attività, quindi sicuramente speriamo di andare avanti per sì, un po'. Sì, questo lato qua è, secondo me è bellissimo, infatti quello che io ho respirato fin da subito è sia il fatto che prima di tutto le persone che incontri quando lavori in radio, dico lavori in radio quando comunque, sì, sì. perché è una bella passione ma è proprio anche un impegno, quindi certo. un lavoro, sono tutti appunto mosse da questo spirito qui del fatto di stare insieme, del fatto di avere uno spazio comune, mm-hmm. ma l'altra cosa che si vede ed è molto chiara è il fatto che il comune di Brusaporto, ma penso ancora di più il paese di Brusaporto, proprio Brusaporto inteso non come comune nel senso di amministrazione comunale, certo. Ci creda molto, cioè sia molto vicino a questo spazio e ai ragazzi che fanno radio e a questa iniziativa, e quindi questa cosa qui, respirarla, esserci dentro, è proprio bella, anche se appunto io non sono di Brusaporto. Porto, certo, da fuori è una cosa che si vede proprio subito appena varchi la, sì. la soglia, no? E tra l'altro secondo me si sente anche molto quando si fanno proprio gli eventi, anche che si sta sul territorio a contatto con la gente, con le persone, quindi molto spesso appunto a Brusaporto si organizzano eventi di questo tipo e noi come radio siamo praticamente sempre presenti, o per diretto oppure perché organizziamo i concerti, i DJ set, quindi in qualche modo ci siamo, ed è proprio bello vedere anche la gente che passa, ti saluta a prescindere, certo. però comunque è proprio contenta del fatto che i ragazzi di Brusaporto o altri ragazzi che Brusaporto è riuscito ad agganciare siano lì a portare avanti una cosa che è propria del paese, e quindi sicuramente questo si sente, hai ragione, e sono contento che traspare anche da una persona che appunto viene fuori da non abita Brusaporto, però sì, mi sento di dire che anch'io questo sentore è presente, sì. davvero proprio sì, bello sì. Questa sensazione che mm-hmm. si ha è proprio reale, ma tra l'altro poi pian piano la radio è uscita dal sì. comune di Brusaporto, nel senso che come mm-hmm. Questi eventi ne avete fatti in realtà molti altri, tra l'altro se vuoi raccontarcene qualcuno che invece ti ha dato maggiore soddisfazione oppure qualcosa che hai detto cavolo qua stiamo davvero andando avanti e andando avanti bene. Allora, ce ne sono, soprattutto negli ultimi anni, ce ne sono stati parecchi, e questo anche grazie un po' all'associazione che, avendo appunto la riconoscibilità, diciamo così, ci dà molti più agganci rispetto a prima. Diverso. Esatto. Esatto, sicuramente, ad esempio molto di recente, a qualche settimana fa abbiamo partecipato a Bergamo Brick City, sì. che è stata la fiera dei Lego, che c'è stata la cittadella dello sport alla provincia di Bergamo, e
Ed è stato un evento bellissimo, secondo me. Oltre, mi hanno detto, tra i 12 e i 13.000 visitatori, una cosa assurda, in cui dentro il padiglione si sono radunati 120 circa appassionati di Lego che hanno portato le loro costruzioni, le loro esposizioni, ma robe gigantesche. Che io ho detto, ma questi sono matti. E quindi veramente tantissima gente. Noi come radio eravamo lì un po' per intrattenere, un po' per animare, un po' per sponsorizzare anche quello che era questo evento. Siamo stati in diretta sia il sabato che la domenica. È stata una cosa bellissima, cioè vedere così tante persone che passano, ma di tutte le età, esatto, perché alla fine ti stavo dicendo proprio quello, sì, gli appassionati Lego sono, esatto, perché magari inizi da bambino e quindi sei appassionato da bambino, poi diventi più grande, magari inizi a trascurarli, poi cresci, diventi padre, sì, o sì, madre, sì, e quindi poi hai il figlio che inizia a giocare con i Lego e quindi a tua volta ti riappassioni a quel mondo. C'è un cerchio che si chiude, sì, in questo caso. Sì, cioè i Lego sono proprio un cerchio e quindi poi vedere così tante persone che passavano di lì, tutti accomunati da questa passione, è stato bellissimo. E poi anche vedere tanti, cioè lo spirito con cui è stato costruito questo evento mi ha proprio lasciato veramente sorpreso, cioè organizzato nei minimi dettagli. Da volontari anche qua, però con il laboratorio per i bambini in cui poi c'erano le costruzioni con anche le premiazioni. Ah, giusto, quindi c'è, ognuno aveva il suo spazio. Sì, sì, tantissimo. Pensato anche proprio per fasce, esatto, di età, di fatto. No, l'evento che ho organizzato dal CSI di Bergamo e poi in collaborazione con il gruppo giovani di Villa di Serio, bellissimo, veramente, lì mi sono proprio, cioè ti dico, veramente emozionato, perché vedere tutta questa roba così organizzata, così nei minimi dettagli, fatto per la gente, è stato bellissimo. Poi ovviamente ce ne sono stati tantissimi altri di eventi, abbiamo collaborato quest'anno con l'ambito di Seriate per la parte comunicativa di un progetto legato, sì, alle politiche giovanili, con l'ambito di Dalmine, in cui siamo stati praticamente in giro per tutta l'estate, per le varie piazze tra Dalmine, Osio Sotto, Mozzo, tutta Lallio, la zona, okay, esatto, esatto, e lì anche è stato molto interessante perché abbiamo sia avuto il contatto con le varie amministrazioni comunali di questi territori, quindi chi si occupa delle politiche giovanili, ma poi soprattutto con i giovani stessi, e quindi anche semplicemente la famiglia, un ragazzo che passava per la strada perché c'era un mercatino da qualche parte, ha visto la presenza di una web radio, cosa non solita, certo, sicuramente a questi tipi di iniziative, e quindi gli è scattato qualcosa anche solo voler fare due chiacchiere, un'intervista, proprio due parole, è stato veramente bello, bellissimo. Oltre a questo, anche la parte di podcast, perché comunque con il CSI abbiamo così inaugurato questa parte che prima non faceva parte delle nostre attività, ma con sempre il CSI, avendo partecipato a un bando che poi è stato vinto, stiamo realizzando tre podcast su tre vari temi, secondo me molto interessanti, che sono sport e infanzia, sport e carceri e sport e rete. Usti. Sono... Sì, sono tre temi importanti. Importanti, attuali, ci stanno impegnando molto, nel senso che comunque c'è dietro anche una parte di ricerca, non si può sicuramente improvvisare su temi di questo tipo, però secondo me stiamo veramente centrando l'obiettivo, che è quello di sperimentare sempre, perché la radio l'abbiamo, certo, sempre fatta, sì, sperimentando, adesso con il podcast ancora di più, e mi... non dico, stupisce non è la parola giusta, ma mi fa venire veramente voglia di proseguire. È stimolante, la stimolante, bravo, ottimo, la passione e l'impegno che ci stanno mettendo tutti i ragazzi della radio è veramente una cosa che mi fa veramente capire che stiamo andando, secondo me, nella direzione giusta. Capire anche che se c'è qualcosa che non va, i ragazzi stessi si arrabbiano, se la prendono, sì, perché, è una cosa perché ci tengono, propria. Ci tengono, sì, 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 sì. E quindi, cioè, passiamo magari dallo stereotipo del ragazzo che non ha voglia di fare niente al ragazzo che invece è molto impegnato, tantissimo impegnato, e ci tiene veramente a quello che sta facendo. Guarda che questa cosa qua ne parlavo, abbiamo avuto altri ospiti poi negli anni, andiamo verso l'anno tra l'altro di questo podcast, e in realtà quello che ci siamo accorti, alcuni di loro tra l'altro, uno in particolare
si occupa di arte urbana, mm-hmm. e anche con lui ho collaborato, collaboro tuttora su un progetto che è tutto di, diciamo, di riqualificazione del territorio, mm-hmm. Loro ridipingono dei campi da basket e comunque, okay. in generale sono presenti a livello a Bagnatica, l'hanno fatto anche Bagnatica, okay, allora conosco, foto di Bagnatica. Ah, eccoci. Sono mie le foto di Bagnatica. Ottimo. Anche foto e video, e praticamente in questo caso qua lui diceva, quando poi tu coinvolgi i ragazzi, loro spesso come cooperativa coinvolgono anche i ragazzi durante i loro lavori, mm-hmm. e il fatto di averlo dipinto, quindi mm-hmm. il fatto di riappropriarsi di uno spazio che è pubblico, quindi di risentire quella vibrazione del fatto che pubblico sono anch'io, certo. quindi è un pezzetto, è anche mio. E se ci lavoro dentro, se, come dicevi adesso della radio, c'è, cioè, il fatto di partecipare a qualcosa in maniera attiva, ti poi restituisce un qualcosa, che se c'è qualcosa che non va, o se hai in mente un'idea migliore, mm-hmm. non puoi non proporla. Cioè, te la senti talmente tua che sì. è come migliorare la tua abitazione, è come, che ne so, cioè, ognuno c'ha davvero la sua passione peculiare, però è proprio così. Cioè. No, sono totalmente d'accordo, e su questo dice l'assessore che è in me, e per le politiche giovanili ti dico che molto spesso abbiamo visto, anche in questi anni, lo dico tranquillamente, progetti che vengono calati dall'alto, in cui l'amministrazione comunale, l'assessore di turno, piuttosto che l'associazione così, cala dall'alto progetti che magari nessuno gli ha chiesto, al quale poi i giovani non vogliono partecipare perché non li sentono certo. propri, e poi dall'altra parte si dicono, i giovani non partecipano. Sì, ma stai proponendo qualcosa che loro interessa davvero? O che hanno proposto loro? Chiaro. Oppure è una cosa che volevi fare te, oppure magari ti è stata proposta e l'hai buttata lì senza neanche provare a capire se era di interesse. Ma magari anche in buona fede. Esatto, certo, sempre. Sei proprio delle volte lontano dal mondo sì. dei giovani, e il fatto di entrare all'interno, come potrebbe essere una radio, certo. Stiamo giocando due campionati diversi, sì, nel senso che... cioè da lì l'intelligenza è quello di non calare dall'alto le iniziative o gli eventi o certo. i progetti, ma entrare tu nei progetti che già esistono e farli esplodere, farli andare sempre più avanti, sostenerli, promuovere anche iniziative collaterali comunque a quel progetto che magari i ragazzi vogliono fare, quello ci sta sempre. Però il punto di partenza è capire quello che già esiste, portarlo avanti e capire anche quali sono poi le esigenze, le passioni, la voglia di fare sicuramente c'è nei ragazzi, questo l'abbiamo scoperto e lo sappiamo benissimo, lo sapevamo già prima. Quando si calano dall'alto cose che magari non sono di loro interesse, così non si può pretendere che poi i giovani aderiscano a cose di cui non hanno voglia, certo. perché comunque hanno anche loro giustamente mille cose da fare, e se è una cosa extra che magari non gli interessa, diciamo che non stiamo andando nella direzione giusta. Bisogna fare qualcosa, dato che stiamo offrendo appunto dei progetti pensati sicuramente in un certo modo, perché ovviamente sono progetti che devono essere fatti bene, però dall'altra parte fare una cosa che per loro è interessante e che catturi il loro interesse. Cioè l'esempio che abbiamo fatto anche a Brusaporto è che da 2 anni a questa parte abbiamo organizzato una festa che si chiama In Rovina Festival. Infatti, volevo proprio farti dire qualcosa. Esatto, che anche lì ci agganciamo un pochino a quello che dicevi degli spazi urbani, perché a Brusaporto abbiamo tanti parchi, tra cui il Parco del Castello, che secondo me è un parco bellissimo perché da sopra si vede Città Alta, ma è veramente uno spazio super bello, che non ha mai particolarmente brillato a Brusaporto, nel senso che non si è mai organizzato nulla, diciamo così, se non magari qualche... è uno spazio in realtà molto interessante. Esatto, da lì quindi l'idea, perché i brusaportesi comunque lo amano, cioè se tu chiedi a un brusaportese qual è lo spazio più bello del tuo paese, io penso che il 90% ti risponda che è il Parco del Castello, e quindi è stato veramente un peccato non averlo potuto usare in questi anni. Qualche ragazzo si è trovato, ha detto, ma perché non la organizziamo veramente una festa di questo tipo, adesso che siamo arrivati alla seconda edizione appunto ad agosto, a fine agosto del 2023, mi sembrerebbe strano se nel 2024, nel 2025, 2026, 2027 non ci fosse questa festa, ma talmente è stata bella la risposta sia di chi ha partecipato,
come spettatore, diciamo così, ma anche di chi l'ha organizzata. Cioè, io so già che quella settimana, perché sono 3 giorni, ma poi di organizzazione sono 3 mesi, sì. Poi di tempo lì sul posto è una settimana più, intera, io lo so già che quella settimana lì non c'è nient'altro. Cioè, io prendo le ferie, perché so già che quella settimana lì sarò distrutto, vado a casa alle 2 di notte, chiaro, e ritorno la mattina alle 8 insieme a tutti gli altri ragazzi dello staff. Però so che quella settimana lì è off limits per chiunque, cioè non mi chiamare, non mi mandare messaggi, perché io non ti rispondo, perché esiste solo quello, così come anche tutti per tutti gli altri ragazzi. E secondo me è bellissimo vedere che 30 ragazzi, che poi si uniscono sempre di più, hanno voglia di portare avanti questa cosa semplicemente per la voglia di fare qualcosa per gli altri, quindi per il super. Proprio comune, per la propria comunità generale. Cioè no, esatto. Cioè, poi vabbè, a parte la risposta anche della gente, abbiamo una ragazza, ha perso la carta d'identità, che l'abbiamo trovata il giorno dopo a fare le pulizie, abbiamo visto da dove veniva per contattarla, per dirglielo, certo, così, Lecco. Sì, quindi, cioè, se è venuta da Lecco per partecipare a una festa del genere, vuol dire che la cosa è sicuramente sentita. Sì. Quindi questo, no, veramente, cioè, io quando parlo della festa mi emoziono sempre, perché veramente c'è qualcosa di magico dietro. Sì, ma si vede. Ma secondo me la cosa magica è proprio il fatto di lavorare insieme come giovani. Io l'ho vissuto in altri contesti, anche io organizzando appunto delle feste piuttosto che dagli altri eventi. Il fatto di lavorare insieme e poi girarti e renderti conto che non eri magari in grado di fare alcune cose, e le hai imparate sul percorso e sono uscite bene, fa la differenza. È un altro modo di vivere, penso proprio, no, che sia un modo molto particolare, molto bello. Questa cosa mi fa sempre piacere. Ultima domanda che vorrei farti invece ma progetti futuri per la radio, qualcos'altro che bolle in pentola, che ci puoi dire ovviamente, perché non è... posso dire tutto, no tranquillo. Allora, secondo me sembrerà un traguardo piccolo, ma per me è super importante. Che tra poco sarà pubblicata, poi non so quando sarà pubblicato questo podcast, quindi magari sarà già uscita l'app di Radio Brusa, che potete scaricare dagli store. Sembra una cosa piccola, però nel momento, cioè secondo me nel momento in cui una radio in questo caso ha la sua app, basta. Sì, perché dire vai sul sito, come faccio ad ascoltarvi, domanda classica, come faccio ad ascoltarvi, vai sul sito. Oppure scaricati un'app che è un aggregatore di radio, in cui poi vai a scegliere Radio Brusa e allora da lì puoi sentirci. Oppure dire scarica l'app di Radio Brusa, sono cose totalmente diverse. Ma banalmente anche proprio più comodo in auto. Assolutamente, cioè sono sempre in giro in auto, apro l'app di Radio Brusa e ascolto e fai play, Radio Brusa. Sì. Punto. Bellissimo. Cioè, secondo me quello è un obiettivo, sembra una banalità, ma è veramente un obiettivo molto molto importante. Quindi l'app che sarà pubblicata tra pochissimo in tutti gli store. Altre cose future? Allora, in questo momento ti direi che ci dobbiamo concentrare nel fare molto bene quello che già stiamo facendo. Quindi ti direi, i programmi quest'anno sono tipo raddoppiati rispetto all'anno scorso, quindi è già un grande obiettivo, e bisogna curarli meglio, quello sicuramente, per anche la parte tecnica, la parte di contenuti, i ragazzi lo sanno, si stanno impegnando tantissimo e li faranno sicuramente bene, quindi crescere in questo senso. Dall'altra parte non mi dispiacerebbe, ammetto, fare anche qualcosa a livello video. E quindi il fatto che alcuni programmi che hanno anche una propensione al video possono anche diventare fare delle dirette video. Non credo sia un obiettivo proprio così da seguire per tutti, solo per chi vuole, perché secondo me potrebbe essere un'opzione non indifferente. Perché comunque in questo momento storico diciamo che le radio stanno andando verso una cosiddetta radiovisione, diciamo così, tutte la stanno inseguendo. Non so se è una formula vincente, ok? Secondo me la radio è molto bella anche solo da sentire. Però il video può dare sicuramente qualcosa in più, quindi perché no, se c'è qualche programma che vuole farlo, che ci tiene, assolutamente sì.
E poi continuare con tanti progetti, secondo me, perché oltre a mantenere il focus sulla radio, che è molto importante, secondo me tutti questi progetti e queste collaborazioni anche che stiamo portando avanti con i CSI, piuttosto che con i diversi ambiti, i comuni, altre realtà associative, eccetera, secondo me è molto, cioè sta portando veramente tanto. Un valore aggiunto, esatto, non indifferente, esatto, anzi. Che sono piccole cose, però sono tutte piccole cose che messe insieme stanno facendo crescere i ragazzi prima di tutto, perché se un ragazzo viene mi dice guarda fino all'anno scorso non avevo vergogna a parlare, adesso sono invece disinvolto, per me obiettivo raggiunto, quindi crescita sicuramente dei ragazzi, crescita della radio e mantenere comunque unito il gruppo, secondo me anche questa è una cosa, sì sì, è davvero una cosa sulla quale ci punto bella, molto, assolutamente, quindi non cose spaziali come obiettivi futuri, ma cose molto concrete, sì sì sì, direi che siamo andati sempre passo per passo da 12 anni a questa parte, io continuerei ad andare passo per passo, non farei come si dice il passo più lungo della gamba, perché comunque restiamo con i piedi per terra, siamo comunque una piccola realtà. Però secondo me si può ancora crescere e fare bene a piccoli passi. Super. Io Roberto ti ringrazio tantissimo per essere stato con noi. E tra l'altro vi ricordo che questa puntata potete guardarla su YouTube, potete ascoltarla su Spotify. Vi lasciamo ovviamente tutti i link di Roberto di Radio Brusa, tutto sotto questa puntata. E noi ci vediamo invece nella prossima. Ci vediamo, ci sentiamo nella prossima puntata di Umano. Grazie ancora. Grazie a te. Davvero un e super complimenti. Grazie. Super podcast. Grazie, bravo. Grazie, grazie.